My name is Yas Crawford. I am from Wales in the UK. I have won the Land Air 4 competition supported by Quasi Quattro with the solo exhibition Cellular Flow. In Crawford e vengo dal Galles e appunto ho ottenuto una laurea in geologia e una successivamente in biologia. E ultimamente sto sviluppando quello che io ho imparato recentemente nei miei studi con la fotografia. Quindi in questo caso espongo i lavori della serie Cellular Flow. So the series that I'm exhibiting here, Cellular Flow, is related to chronic illness and an unlabeling of the stigma around some hidden conditions. Quindi la serie dei lavori che sto esponendo qui nella mostra personale di cui sono vincitrice per il concorso di Ireland 4.0 è una serie di lavori che sviluppa la mia malattia cronica di cui ci sono molti stigma di cui non si parla pubblicamente. So working in the grey space is like working somewhere between what's conscious and the subconscious. Quindi lavorare in grandi spazi come questo è lavorare anche con dei grandi spazi che riguardano l'inconscio e il subconscio. So I hope through my work that I show what is hidden, ambiguous and unknown, and that an audience feels safe to view the artworks. Quindi io spero che con i miei lavori sia chiara anche la condizione di cui non è nota appunto di queste malattie anche rispetto al pubblico di cui non è a conoscenza. In this way they are free to interpret the artworks in whichever way they feel most comfortable and they are not confined by the condition. In questo modo il pubblico può interpretare e sentirsi come dire, a suo agio con questa condizione di malattia di cui non si parla molto. So Cellular Flow maps the flow of life for people who are ill, so they, as their lives ebb and flow with their illness, the images represent that flow and that disruption to the flow. Quindi la serie Cellular Flow, che è appunto esposta in mostra nell'ex officina di Barge, mostra un po' come il flusso delle cellule a volte viene interrotto e come si modifichi appunto nella normale condizione. So my background in the sciences, in geology and biology, informs my work and enables me, as well as my lived experience of illness, to produce the artwork in a sort of intuitive way. Quindi appunto il mio background, il mio sfondo che per quanto riguarda i miei studi sulla geologia e la biologia ovviamente influenza i miei lavori per renderli più visibili e interpretabili a quello che è un pubblico inesperto in materia. So I'm very much looking forward to the solo exhibition and to see people's reactions this evening and to meet the local people of the Barge community. Quindi questa sera non vedo l'ora di incontrare il pubblico di Barge e appunto non vedo l'ora di vedere e capire quale sarà la sua reazione. So I'm very grateful to Quasi Quattro and the community of Barge for not only choosing my imagery and my work but also for supporting and guiding me through the process. Quindi sono veramente grata alla comunità di Barge e anche all'associazione Quasi Quattro per aver scelto di esporre appunto il mio lavoro a tutta la comunità e specialmente in Italia per la prima volta.